Sei stato bravo, Nick. Sì, però non ti impegni ancora al 110%. Dovresti metterci più grinta. Sono impegnato quel tanto che basta per vincere. Sì, appena appena. Ma se basta, perché impegnarsi di più? Ciao papà, ci vediamo. Allora? Fammi i complimenti, l'ho spuntata. Complimenti, amico, sei forte. Sono riuscito a entrare nel calcolatore della tua scuola. Avrei dovuto impiegarci un mese, ci ho messo 2 giorni. Allora, dov'è il mio nome sulla lista d'attesa? Hai dei buoni voti, quasi sufficienti a farti entrare. Ma sei il 12° della lista. Vuoi entrare a Oxford? Hai trovato la persona giusta, perché io posso portarti in paradiso. Dai, fammi vedere. Guarda, ora mi collego con il calcolatore. Prendo il tuo nome, lo metto al primo posto, così tu mi dai $1,500 e vai a Oxford. No, senti, mettimi al terzo posto, evitiamo di dare nell'occhio, capisci? Come vuoi, e i soldi? Ah, quelli li troverò. Deve essere proprio uno schianto. Sì, infatti. Lo sapevo che non avrebbe sposato quel francese. Oh, certo, tu sai sempre quello che farà, vero? No, so sempre quello che dovrebbe fare. Cioè sposarsi con un altro. Tanto per cominciare. Magari con un aiuto posteggiatore di Las Vegas. Potrebbe finire peggio. Ti assicuro, Larry, questo è il grande amore. Ho letto tutto su quella ragazza. So cosa le piace per colazione, so come impiega il suo tempo libero. Mi basterebbe stare un po' di tempo con Lady Victoria. No, guarda, dico sul serio. Mi manca solo un po' di fortuna. Sono pronto a scommettere che il grande amore vince sempre. Signora mia, questa macchina è favolosa. È proprio una bellezza, glielo dico io. Apparteneva a mio marito. E io odiavo mio marito. Non deve prendersela con la macchina, è innocente. È un'opera d'arte, oggi non ne fanno più come questa, davvero. La trovi proprio così bella? Altro che. Anche tu sei molto bello. Oh mio Dio, devo essere impazzita, ecco, io... Ah, mi dispiace, sì, mi sento terribilmente imbarazzata, davvero. È che, insomma, da quando ho divorziato dico certe cose che, solo che non le dico sul serio, credimi. Dimentichiamo, per favore, ti faccio la risposta. Non importa, davvero. Oh, santo cielo. Può capitare. Va bene, scusami. Si figuri, arrivederci. Ah, comunque resta il fatto che sei veramente un bel ragazzo. Ci risiamo. Tu non hai sentito niente, ok? Era solo una... Accidenti. Larry, posteggia tu. E che altro ti piace fare, oltre ad accontentare le signore sole? Anzitutto vorrei fare un viaggio in Inghilterra. Ah sì? Già. Perché? Voglio studiare a Oxford. Ma va. La mia consacrazione. E cosa te lo impedisce? La stessa cosa di cui si lamentano tutti qui. Mancanza cronica di fondi. Che ci faresti con $100? Li spenderei. Con 200? Li spenderei. 500? Li spenderei. E con 1000?
li investirei. Coraggio, dobbiamo farcela, sento che è la volta buona. Socia, ci servono degli assi, chiudi gli occhi e tira. Andiamo, raccogli tutte le tue energie astrali. Non possiamo fallire proprio adesso, devi far uscire gli assi. Avanti. Ce l'abbiamo fatta, sono usciti gli assi, complimenti. Abbiamo ci vinto, riproviamo. Ok, non ci posso credere, ci proviamo un'altra volta. Dai, dai. 14.600 14.600 Grazie. Si figuri. Ok. La parcheggi bene, mi raccomando. Stia tranquillo. Larry! Larry! Ce l'ho fatta! Da un'occhiata qui. Aspetta un momento. Me ne vado, Larry. Su, sì, vado via. Uno, due, tre. Perché non ti tieni tutti i soldi? Lo sai che per me non hanno importanza. Rispettiamo gli accordi, dai. Come vuoi, Nick. Ma in tasca ti ho messo una cosa per non sparire dalla tua memoria. Ah, ok. È stata una notte meravigliosa, Nick. Nick! Nick, che è successo? Non ci crederai, Larry. Abbiamo vinto. Cosa? Non è possibile! Non è possibile! Ehi! Ehi! Attenti con quella macchina! C'è male, direi. Sono a Oxford, non ci posso credere. Devo andare per l'Oriel College. Di qua, mi segua. Stelli, per favore, non si canta prima di mezzogiorno. Oh, già. Signor Di Angelo, in circostanze normali sarei stato ben lieto di darle il benvenuto all'università di Oxford. Ma nel suo caso vedo che non ce n'è bisogno. A quanto pare le è sembrato opportuno saltare i convenevoli ed entrare a far parte dell'architettura. I nostri ragazzi se ne stanno già occupando, ma temono di non riuscire a rimuovere l'auto senza causare danni irreparabili al vecchio Brimley o a Christopher. Signor Di Angelo, quegli splendidi edifici sono lì da 500 anni. Lei, al contrario, è qui a Oxford solo da 15 minuti. Confesso che fino a oggi credevo che le loro probabilità di sopravvivenza fossero chiaramente in nostro favore. Senta, professore, io le posso spiegare, cioè... La ringrazio, signor Di Angelo, ma ahimè io non sono un professore.
Inoltre non ho il tempo necessario per ascoltare quella che certo sarebbe una spiegazione molto interessante. Per il momento quindi la sua auto resterà lì dove si trova, almeno fino a quando qualcuno sarà in grado di dirmi come spostarla senza causare danni irreparabili a Brimley o a Christopher. Tornando a lei, signor D'Angelo, si presenti subito al suo don, il signor Simon Rutledge. Il mio cosa? Il suo don. E non intendo certo Marlon Brando o qualche altro rispettabile membro della mafia. No, mi riferisco al suo tutore, al suo consigliere. Il signor Simon Rutledge le farà da guida nei 3 anni felici che passerà qui, all'università di Oxford. Perché mi sento rabbrividire se penso a questi 3 anni felici? Una premonizione? Professore, vorrei farle una domanda. La prego, non vedo l'ora di risponderle. Ecco, dove posso trovare Lady Victoria Wingate? Sicuramente dall'altro lato di quella porta. Quindi la apra, la oltrepassi e la richiuda. Questa è la cosa più importante. La richiuda, mi raccomando. Ci vediamo, capo. Sì, sul serio? Sì, certo che deve essere stato divertente. Oh, eccolo. Scusate, vi devo lasciare. Ok, ci vediamo domani. Reggie, ciao. Reggie! Sono stata promossa, dobbiamo festeggiare. Santo cielo, accidenti, non sei Reggie. E ti ho scambiato per un altro. Ok, non importa, lascia stare, è stato il mio battesimo. Mi dispiace per lo champagne. Non fa niente, l'ho gradito. Davvero? C'è qualcosa che non gradisci? Sì, perdere tempo. Aspetta un momento. Senti, non è il caso che facciamo conoscenza? No, credo di saperne abbastanza sul tuo conto. Ah, sentiamo allora. Beh, sei americana e vieni dalla costa orientale, dal Jersey, magari sei di Lodi. Lodi? No, Sherlock Holmes, non sono di Lodi, sono di Weehawken. Oddio. Che c'è? Non ti piace Weehawken? Guarda, non ho fatto 10.000 miglia per passare la mia prima mattinata in Inghilterra a perdere tempo con una ragazzina di Weehawken, New Jersey. Gesù, ma allora è un vizio. Ciao, americana. Ci incontreremo spesso. È una minaccia? Rona! È il mio nome, Rona! In caso ti interessi. Dovrà interessarti per forza. Simon Rutledge? Il signor Simon Rutledge? C'è nessuno? Calma, giovanotto, si rilassi. Simon Rutledge è vicino. Sì, ma dove? A portata di voce. Senta, non sa quando torna. È tornato. Chi è lei? Beh, ma di chi diavolo stiamo parlando? Di Simon Rutledge. E allora, eccomi. Già, lei è lui. Interessante. Ha difficoltà con le associazioni mentali. Si iscriverà a psicologia, vero? Molto lieto. Piacere di conoscerla. Non siamo un po' stravaganti noi inglesi. Del resto, io adoro dipingere i muri. Adoro anche Benny Hill. Ma questo non lo dica in giro per Oxford. Sarebbero capaci di darmi il ben servito. Il ben servito? Sì, mandarmi via, buttarmi fuori. Insomma, licenziarmi. Sa, non credo di essere preparato per le difficoltà di questo colloquio. Senta, io ho fatto 10.000 miglia per le difficoltà di questo colloquio. Spero che sia preparato. Lei deve essere il signor Nicholas D'Angelo. Università del Nevada. Primo anno, buoni voti. Perché è andato via? Ecco, non era il tipo di studi che cercavo. Preferisce Oxford? Sì, ci sono più cose che mi interessano. Ah, questo le fa onore. Grazie. Non fumo. Io non dovrei. Un anno di questi smetterò. A quanto leggo qui, le piace remare? Sì, ho fatto un anno di canottaggio all'Università del Nevada. Sì, infatti, è per questo che ho deciso di assegnarla alla stanza dei remi. Si tratta di un luogo che ha una grande tradizione, signor D'Angelo. È una delle stanze più importanti dell'Oriel. La prego, non faccia commenti. Qui a Oxford prendiamo molto sul serio il canottaggio, immagino che anche lei faccia lo stesso. Certo. Me ne accorgerò.
Sono l'allenatore di canottaggio. Bene. Le auguro buona giornata, signor D'Angelo, e per favore, non dimentichi di essere puntuale. Puntuale per cosa? Per la cerimonia di immatricolazione oggi alle 4. Dei Remi. Ciao. Jordi. Jordi Nivens. Sono il tuo compagno. Compagno di stanza. Ah, ciao, come stai? Io sono Nick D'Angelo. Piacere di conoscerti. Stai proprio in una bella stanzetta. Già. Ma quei Remi sono vecchissimi. Fantastico. Sono proprio fatti con... Sì. Un'altra vittoria per Ariel. Abbiamo vinto. Siamo i più forti. Dai, stringi il trofeo, Jordi. Un brindisi per Ariel. Evviva. Andiamo da terra. Ma lo fanno spesso. Ogni volta che vincono una gara. Figuriamoci che succede quando perdono. Lo prendono molto sul serio, eh? Che cosa? Il canottaggio. È una religione. È la seconda bottiglia di champagne che mi sorbisco. Neanche fossi una nave. Benvenuto a Oxford. Prestata un amico. Andiamo. Presentamus tibi os. Nostros scolares ut preferantur in matriculam universitatis. Ci siamo. È il mio primo discorso a Oxford. Itote, os in matriculam universitatis, odie relatas esse, et ad observandum omnias regulas istius universitatis... È incoraggiante, non è vero? Estote fideles, sì, et fantastico. Perseverantes. Jordi! Ciao! Come ciao. Va? Tutto ti bene? Ti presento Nick D'Angelo, lei è Rododendro. Ciao! Ciao, come stai? Ci conosciamo già. Davvero? Eh sì, è stato per caso. Perché tu non c'eri? Sono al secondo anno. Ah. Chi stai cercando, scusa? Non lo so, avrei una mezza idea, ma non ne sono sicuro. È più bella di quanto credessi. Chi? Non riesco neanche a muovermi. Basta che metti un piede davanti all'altro. Come ci si rivolge a una lady? Potresti dirle ciao. Niente di impegnativo. Coraggio. Vicky. Ciao. Salve ragazzi. Perché non sei entrato? Qualche bastardo ha preso la mia toga. Ah, che peccato. Ah, sì. Andiamo via. Sì, sparita. Se gli metto le mani addosso. Aspetta. Che è successo? Chi è quel ragazzo? Il fidanzato di Lady Victoria, Colin Gilderes Fisher, sta al Christchurch, a suo padre Lord Kenneth, credo. Alta aristocrazia. Perché? Non importa.
Andiamo. Grazie del prestito. Hai visto? Ecco chi è stato. Sì. Chi è quel figlio di puttana? Buongiorno. Sono un collaboratore della rivista della scuola. Sto facendo un servizio su Lady Victoria. Potrei dare un'occhiata alla sua scheda? Lei è un giornalista di ISIS? Sì, sono un americano dalla penna facile, come si dice. Va bene, vengo dall'altra riva del lago, ma in fin dei conti usiamo la stessa lingua, no? Ma alcuni di noi la maltrattano di meno. Hai già scelto i corsi da seguire? Architettura, Jordi. Studierò architettura. Ti giuro, non vedo l'ora di conoscerla. Le dirai ciao? Sì. E poi che succede? Dopo che l'ho conosciuta? Sì. Ci innamoriamo. È scontato. Vinci? No, non ce la fa. Vince Lovens. Al solito. Ah sì, è il più forte. Sbrigati che poi tocca a noi. Vado a prendere il grasso, il remo non scorre. Tienimi il libro, Jordi. Siete pronti? Via! Cosa credi di fare? Calmo, rilassati, ok? Ehi, hey, Nick! Ma che stai facendo? Nick, ma che fai? Nick, che fai? Ehi, Nick! Sei impazzito! Non puoi prenderla! Che diavolo, andiamo! Ancora, forza! Forza! Figlio di puttana! Vai Nick! Continua! Sei forte! Basta Nick! Quello della stanza dei re. Sì, va forte. Va forte. È fantastico. Non esagerare adesso. Forza, Nick! Hai un peso! Forza! All'inizio non capivo che intenzioni avevi, poi ti sei messo a remare come un forsennato, credevo che fossi uscito di senno. Sì, è stata proprio una pazzia. Aspetta un momento. Ho visto quello che hai fatto. Hai rubato la barca a qualcuno, vero? Scusa, ma chi diavolo ti credi di essere? E poi, come sei vestito? Sembri uscito di galera. Ne hai tu il tempo da perdere, eh? Stronzo. Va bene così. Non prendere le cose che non sono tue, altrimenti non torni più da dove sei venuto. Hai capito, razza di bastardo? Adesso, vieni con me.
Vieni, credo che ci abbiano accordato un'udienza con il Papa. Andiamo. Scusate, signori. Signor Peter Howard, mi permetta di presentarle il signor Nicholas D'Angelo, come da lei richiesto. Ciao, signor D'Angelo. Con poco zucchero. Lei come lo prende? Non lo so, non credo che mi piaccia questo char. Char è il tè. No, io non bevo tè. Allora mi dica, ha mangiato roast beef e Yorkshire pudding? Pesce e patatine? Ha giocato a cricket? Ha bevuto una pinta di birra? Non ancora, purtroppo. Posso chiedere che diavolo ci fa questo dannato Yankee in Gran Bretagna? Turismo, niente in contrario. Signor D'Angelo, che cosa sa lei dei Blue Deloria? Essere membro delle giacche blu significa essere il migliore. Qui a Oxford ogni college ha la sua squadra di canottaggio. Noi siamo la società dei canottieri dell'Oria. Sediamo alla tavola alta, abbiamo un trattamento speciale, abbiamo una cantina privata fornita dei vini migliori e quando siamo sobri ci aiutiamo a vincere le gare. Tutto questo con una sola regola. Non esiste una seconda chance. Nessuno deve mollare gli altri. Noi lavoriamo insieme in tutto quello che facciamo, signor D'Angelo, e vinciamo. Preferisco lavorare da solo. Peter, stiamo pensando seriamente di accettare tra le giacche blu questo evaso da un casinò? Signor D'Angelo, io la sfido. Si tratta di un test di resistenza. Una sfida a chi riesce a bere tutto il calice. Ah, mi sta sfidando a chi riesce a bere tutto il calice? Esatto. Ok, reggiti forte il cappello se credi di potercela fare. Io credo di potercela fare, è con un sorso solo, lei non lo so. Certo che ce la posso fare. Iniziamo? Ma che ore sono? Le 10:30, amico. Salute. Vedete, Oxford è come un grandissimo scultore. Io sono lo scalpello dello scultore. Lo aiuterò a darvi degli occhi, un naso. E finirete per usare soltanto quegli occhi. Vi scolpirò anche un cervello, quando mi darete il vostro lavoro. E allora comincerete ad avere una vostra personalità, un'identità ben precisa. E ora potete darmi i vostri nomi. D'Angelo, Nick. Oh, si accomodi pure, signor D'Angelo. Nick, dormito troppo? Non esattamente. Lavorato troppo, allora? Bevuto troppo. Certo, non ci avevo pensato. E ora abbiamo tutti il piacere di condividere quei 3 o 4 boccali di troppo. La prego, prenda una sedia, signor D'Angelo. Nick. Un nome, tra parentesi, che non dimenticherò mai. Ah, grazie. E lei come si chiama? Oh, ecco, oh, Box. Sì, dottor Box. Ma la prego, mi chiami pure Quentin. D'accordo, Quentin. Lei può chiamarmi Nick. Va bene qui? Sì, eccellente, perfetto. E per usare le parole dell'immortale Mr. Claude Rains, credo che questo sia il promettente inizio di una profonda e affettuosa amicizia. Bene, detto questo, cominceremo con un'introduzione sulla specificità sia dell'architettura greca che di quella romana, cioè sulla cultura e sulle idee che hanno prodotto gli stili più rappresentativi. Ciao. Ciao. Sì, moltissimo. Lady Victoria, io mi chiamo Nick D'Angelo. Io sono Vicky. Ah, bene. Quella di ieri è stata una gara di grande effetto. Come l'entrata di stamattina, fai sempre le cose così in grande. Oddio, ho fatto una figura da stupido, vero? È una cosa che mi succede spesso, arrivo sempre tardi. Quando c'è una storia, senti, io... abbiamo organizzato una festicciola per oggi pomeriggio alle 3 a Christchurch.
Hai qualcosa da fare? No, credo di no. Perché non vieni anche tu, se non hai niente da fare? Spero che tu non abbia da fare. Alle tre, eh? Non so, vedremo. Chissà, ci posso pensare. Insomma, ti ricordi quel mio amico Christopher Holliday? Si sposa a Karen Brown, non era quella cameriera bionda che serviva? Colin, chissà cosa avrà in mente di rubare oggi. E così se n'è andato senza male. Tu lo conosci? Sì. Mi dispiace, ma come vedi è una festa privata, non vorrei essere scortese. Sì, lo so, è stata Victoria a invitarmi. Ah, ti ha invitato Victoria? Beh, se ti ha invitato Victoria sarà meglio che vieni a bere qualcosa. Cos'è stata quell'esibizione di ieri sul fiume? Che significava? È sempre utile un po' di competizione, no? Ah, davvero? Beh, grazie. Quando avrò bisogno del tuo aiuto te lo chiederò. Va bene. E ora assaggia questo. È un vino eccellente di un vigneto speciale. Tieni. Hai ragione, è squisito. Sì, lo so, è mio. L'ho comprato. Il vino? No, il vigneto. Ne ho quanto basta per avere tutto il vino che voglio. A proposito, ti dispiace dirmi cosa vuoi tu? Non l'hai capito? Victoria. Victoria. È lei il nodo della questione. Buon Dio, questa è buona. Certo non ti fa idee complessi, eh? Beh, prima che ti imbarchi in questa storica impresa, vorrei darti un piccolo consiglio. Victoria è una donna molto imprevedibile, sta in guardia. Grazie, quando avrò bisogno del tuo aiuto te lo chiederò. Certo, allora... Cin cin. Ciao. Ciao. Ciao, Colin. Beh, come va? Di che stavate confabulando? Niente di particolare, ho scoperto che l'americano ha una cotta per te. Oh, saluti. Non sarai geloso? No, da morire. Signore e signori, scusatemi se interrompo, ma abbiamo tutti una questione in sospeso da risolvere. Il signor Gillers Fisher. Ciao. Ciao, Rona. Come quasi tutti sapete, 25 anni fa mio padre, che era nella squadra di canottaggio di Oxford, ha perso la rivincita contro Ellington House, una piccola squadra di canottaggio che fa parte di una oscura università americana, Harvard. È venuto il momento di raddrizzare la bilancia e vendicare la sconfitta. Tra poco telefonerò a Ellington House per organizzare una gara che avrà luogo sull'ISIS nel giro di 2 mesi. Grazie, ti aspettiamo. Io e Gareth Rycroft gareggeremo contro Harvard. Alla vittoria. Alla vittoria. Alla vittoria. Non potremmo fare 2 chiacchiere? Lionel, il telefono. Ho tentato di chiamare le colonie, le nostre ex colonie, ma non c'era nessuno, purtroppo. Forse erano tutti in giro, a rubare barche o a costruire missili. Quanto mi annoia tutto questo parlare di canottaggio. Fanno tante storie per una sconfitta di 25 anni fa. Beh, per chi fa canottaggio è importante. Beviamo qualcosa? Ottima idea. Tu fai canottaggio, te ne importa? Non ho mica perso io. Grazie. Salute. Salute. Ti dispiace massaggiarmi i piedi? No. Ci sai fare. Anche le spalle. Sono il più esperto di Las Vegas. Davvero? Sì. Vediamo. È vero. Apri pure la lampo. Cosa è importante per te? Tu. Sai che ho letto tutto su di te. Che dici? È la verità. Davvero? Certo. Accidenti. Non credevo che la mia fama arrivasse così lontano. Perché siamo qui? Volevi parlare, no? Veramente ero io che volevo parlare. Mi dispiace per come ti trattano. Però non risolvi niente se ti comporti sempre come un toro in un negozio di porcellana.
Colin è in giro. Non è il posto migliore. Che ne dici nella mia stanza? Fra 10 minuti. D'accordo, 10 minuti. Che è successo? Puoi dormire fuori stanotte. Sì, perché? Che è successo? Jordi, quella ragazza è straordinaria. È fantastica, è dolce, è sexy, è bellissima, è... Se ne va. Oh, Cristo, sta andando via. Insomma, ero in un momento di grazia quella sera. Momento di grazia? Sì, non sai che significa. Noi americani attraversiamo sempre momenti di grazia. Avevo $1,000. Insomma, nel giro di una notte sono diventati 14,000, vi rendete conto? Così mi sono comprato un anno qui, a Oxford, e voglio farlo fruttare. Vuoi diventare il numero uno, eh? Esatto. Esatto, sì, esatto, è così. Intendo ottenere quello che voglio. No, può darsi che tu debba cambiare i tuoi progetti. Voglio dire, non puoi ignorare sistematicamente tutte le altre opportunità che ti offre la vita. In fondo ci sono molte altre esperienze e di sicuro molte altre donne. Non per me. Grazie. Sì, vado a prendere un'altra birra. Nick. Rona. Che c'è? Non voglio altre prediche, ok? Ok. Insomma, siamo buoni amici, scherziamo e ridiamo, eh? Certo, certo, figurati. Sì, sì, voglio vedere. Chi dice niente? Salute. Salute. Hai mai attraversato a piedi un lago gelato? No, non mi è mai successo. Davvero? Non ci sono molti laghi gelati a Las Vegas. Ah, certo. Noi ne avevamo uno vicino a casa nostra e appena potevo lo attraversavo tutto con mio fratello. Ricordo che una volta il ghiaccio ha cominciato a scricchiolare. Non puoi immaginare lo spavento di mio padre che correva sul ghiaccio cercando di afferrarci. Io sono mesi che non parlo con mio padre. E io sono quasi 6 mesi che con o senza ghiaccio non vedo il mio. È tanto. Noi non ci parliamo. È convinto che io stia sprecando la mia vita. Ma secondo me sbaglia. Sono d'accordo con te. Quando ti decidi a togliere di qui questa specie di catorcio? Chissà, fra 2 o 3 anni. Non ti piace fare le cose solo perché una persona ti chiede di farle, vero? Ti va una pizza? Dai, vieni. Certo che è bella, eh? Sì. Solo che è insieme a un altro, Nick. Non entrare, ti prego. Aspetta. Di che avete parlato? Ho un appuntamento. Ah. Domani, con Colin. Avanti, Nick. Entra pure. Ho voluto provare una sfumatura di verde questa volta.
Ero stanco del marrone. Come mai sei arrivato tardi? Senta, non ho voglia di parlare di tinture, né tantomeno ho voglia di parlare di latino. Guarda, io sopravvivo, anche se non perdo tempo a farti ripetizione, ma il tuo prossimo compito di latino non avrà un particolare successo. Saprò cavarmela. Non è ora di fare qualcosa di più che cavarsela? Sei qui per questo, no? Lei non sa niente di me, né del motivo per cui sono qui. Di un po', ragazzo, mi hai preso proprio per un idiota. Spero che questa rivelazione non ti crei dei complessi, ma non sei certo un oggetto misterioso. No, senta, perché non mi lascia perdere? Voi giovani Yankees avete anche la presunzione di considerarvi dei furbi, senza sapere che siete nati da una nostra costola. Noi eravamo già dei piccoli avanzi di galera quando voi pionieri andavate a caccia di tacchini col moschetto. Quel figlio di puttana mi ha battuto! Era scontato, è migliore. La prossima volta la pagherà cara. No, non ci riuscirai, è inutile, vincerà sempre lui. Che cosa? Senti, ti interessa sapere perché ha vinto? Certo, io sono proprio curioso, perché ha vinto? Carattere, Colin ne ha, tu no. Ah, quel bastardo fottuto avrebbe carattere e io no, vero? No, quello che hai tu è soltanto un rigurgito di rabbia, signor D'Angelo. Forza bruta, direi, niente di più. È sufficiente? È solo il primo passo. Non è la forza che ti fa vincere, non è la rabbia che ti fa vincere, è il carattere. È l'unica vera energia in grado di farti rendere al massimo. Non sono uno che perde, sia chiaro. No, sei uno che manipola le cose. Ma non puoi trarre vantaggio da una situazione, Nick, se non capisci le persone che ti prefiggi di affrontare. So come affrontarlo. Santo cielo, piantala, sto cercando di farti diventare metà del duro che tu credi di essere. Riconoscilo. Non è un'impresa facile. Trovare una ragazza che ti sistemi a vita in un antico e glorioso maniero inglese e che ti dia un glorioso titolo inglese. Nick, è giunto il momento di costruirti un po' di carattere. Devi vogare con una squadra, capisci? Sì, devi far parte di un otto. Niente da fare, io vogo da solo. Tu invece vogherai con un otto o non vogherai affatto? No, così non ci sto. Nick. Colin voga con un otto. Ai vostri posti, pronti? Signori, via! Ho il piacere di presentarvi il nuovo acquisto del nostro equipaggio. Nessun commento, signor D'Angelo? Bene, pronti per gli esercizi propedeutici, prego. Conosce per caso il suo timoniere, signor D'Angelo? No. Molto piacere. Lei? È uno scherzo, vero? Ma quale scherzo? Non ti permettere, sai. Senti, è un anno intero che sono io ad allenare questa squadra. Un anno intero di vittorie e di successi. La vita ha le sue piccole sorprese, Nick. Signore e signori, via con gli esercizi, prego. Pronti? Via! Perfetto. Ok, basta così, solo Nick. Continua, Nick, gli altri si riposino. Veloce. Veloce. Ancora. Avanti. Le mani alla stessa altezza, forza. Devi alzarti ancora di più, capito? Così, continua. Avanti, le braccia alzate, così va bene. Così, bravo. Ci siamo. Ora ci siamo. Oh. Oh. Reggi un secondo. Senti, mi sto allenando, ti dispiace smettere di fumare? Muoversi, muoversi! Peter, ancora un giro! Vedo che hai parecchio da recuperare, Nick! 4, 5, 4, 3, 2, 1! Ok, puoi smettere! Via, sollevare! Attenzione! Piano! Senza fretta!
ricordati una cosa. Sei tu che devi stabilire il ritmo. Se stabilisci il ritmo, il resto dell'equipaggio ti verrà dietro. Così è perfetto! Avanti tutti insieme! Forza la prua! Molto bene, state facendo tutti un ottimo lavoro. Devo dire che non è esattamente il tipo di foto di squadra che avevo in mente, signor D'Angelo. Beh, per me va bene. D'accordo. Scatta! Oh, è piacevole, eh? Oh, sì, così. Ancora. Non credevo che fosse così. Come diavolo si apre questo accidente? In genere basta sganciare qui, no? Un attimo. Perché? Oh, andiamo, Jordi, se ne andrà via. Che ti importa? Che ti importa? Sì, hai ragione. Ma sì, ma che mi importa? Vieni qui. Aspetta, ci devo riuscire per forza. È una questione di... Ecco, ne ho sganciato uno. Ne manca un altro, vero? Oh, accidenti. Jordi, lascia perdere, che ti importa? Ma quello insiste, forse... Sei tu che devi insistere. Sì, sì. Oh, ecco fatto. Che diavolo! Aspetta. Ehi, abbiamo vinto, Jordi! Ho vinto la mia prima gara! Ho vinto la mia prima gara! Silenzio! Shh, uscite! Sandra! Non l'abbiamo neanche vista! Sandra! Ma dove sei? Ma dove stai andando? Vado fuori, dove forse c'è meno confusione. Ragazzi, andate a prendere quella roba. Hai un po' di spazio? Chissà, io non ne vedo. Non è facile trovarlo. Sembra ci sia stato il terremoto. Devi allenarlo anche a tenere in ordine la stanza. Ah, se guardiamo meglio lo troviamo un po' di spazio. Spazio perché? Spazio per questo. Dai! Ora sei dei nostri, abbiamo vinto! Bravo! Sì, era ora finalmente. In realtà eravamo stanchi di farci le foto con un tizio che ha sempre un giubbotto di pelle. È fantastica! Sei perfetta. Altro che... Sta benissimo. Sono contento. Vieni a bere con noi all'orso? Sì, è un'ottima idea. Via, tutti all'orso! Sì. Carina, eh? Già, ti dona, sai. Tu non vieni? No, sono indietro con lo studio. Ah, non ti telefona? C'era anche lei alla gara. Sì, ma non ti telefona. Ho da studiare comunque. Sì, certo. Sì, immagino. Signori membri onorari, siamo qui per rispondere, e seriamente, alla più bruciante domanda dei nostri tempi. Secondo voi sarebbe stato meglio che Colombo restasse in Spagna? Sì! In qualità di Presidente dell'Unione, è mio sommo privilegio e grande onore presentarvi l'imputato. Signore e signori, Cristoforo Colombo. Grazie, grazie. Signor Presidente, signore e signori, per me la risposta a questa oziosa domanda è molto semplice. Se non fossi arrivato fino alle Americhe, cosa farebbe ora l'intera umanità senza il fast food? E cosa sarebbe ora la civiltà senza l'onnipresente Colonel Sanders e Dallas e i suoi cowboy? E cosa farebbe la civiltà in assenza del campionato di football americano? Questa non ti poteva risparmiare. Ha ragione. Il famoso football americano. Il rugby giocato con i caschi da marziano e le spalle imbottite. Grazie.
Silenzio! Questo è esattamente il mio punto di vista. E vorrei anche osservare che il declino del mondo occidentale è cominciato quando abbiamo abbandonato le colonie americane e abbiamo concesso loro l'indipendenza. In America l'arte e la cultura trovano il loro fondamento nell'assurdità che tutto sia possibile. Ehi, hey, Colin, davvero è tutto possibile? Beh, forse sarà vero per un bifolco sperduto fra le colline, ma qui non funziona di certo. Silenzio! Silenzio! Ok, sentiamo cos'è che funziona a Oxford. Conoscere le regole? Precisamente. Sì, belle stronzate. Silenzio, per favore. Credo che abbiamo trovato un punto di vista nuovo e stimolante. Mi dispiacerebbe spiegarsi più diffusamente a questo proposito. Ecco, noi seguiamo un comportamento diverso da tutti voi. Io direi che non seguite nessun comportamento, vi aspettate che le cose succedano. Per l'esattezza siamo convinti che niente sia al di sopra delle nostre possibilità. Senza preoccuparsi affatto degli altri. Sì, gli americani hanno un talento particolare per prendere quello che vogliono, quali che siano le conseguenze per chi gli sta intorno. Bravo! Bravo, Tony! Silenzio! Non farne una questione personale, Colin. Ma è personale. Qui a Oxford ognuno può ricavare ciò che vuole. Ho l'impressione che da quando sei qui tu abbia ricavato molto poco. Comunque, se insisti a rimanere, potresti almeno fare lo sforzo di giocare secondo le nostre regole. Io, per esempio, lo apprezzerei molto. Grazie, signor Presidente. Grazie a tutti. Grazie, Pace. Grazie. Ciao. Evviva! L'americano ha finalmente tolto la sua macchina dalla strettoia tra Brimley e Christopher. Almeno se ne andrà a casa adesso. Non ti pare, Colin? È questo che vuoi? Forse. Non lo so cosa voglio. Neanch'io, Colin. Piegare a destra! Tutti insieme! Seguire la cadenza! Spingere sulle gambe! Piegatevi bene, avanti! Tira forte verso di te, Marco! Avanti, le braccia alla stessa altezza! Spingere più forte sulle gambe, più forte! Trovate la giusta coordinazione! Forza, sostenimi! Tenete sempre lo stesso ritmo! Tutti insieme, mi raccomando! Avanti! Scusatemi un secondo solo. Una pinta, per favore. Ehi, ciao! Ciao! Scusa, insomma, permettivo al massimo, eh. Ehi, è stata una splendida gara quella di oggi, veramente splendida, sì. Uno spettacolo entusiasmante. A proposito, quella ragazzina non se la cava mica male, sapete? Come dici?
Sì, quella ragazza americana, è il tuo timoniere. Garrett ci sa fare con le ragazze, è una cosa incredibile, specialmente con le americane. Ora sta con lei. Ehi, un momento, dov'è Garrett? In camera sua. Con chi? Col tuo timoniere. Vaffanculo. Poco sveglio il tuo amico. Sta zitto. Chi ha gridato? È stato lui. Tu stai bene? Certo che sto bene. Tu che ci fai qui? Ero in pensiero per te. No, eri in pensiero per me. Sì. Guarda che non ho nessun bisogno che mi corri dietro, so badare a me stessa. E smettila di mischiarti nei fatti miei. Finiscila, togliti dai piedi. È stata una sorpresa. Credevo che le ragazze non ti piacessero. Non lo so, Rona. Tutta l'aria di essere un damerino. Sì, un vero damerino. Chiunque, ma non Garrett, ti prego. Sta zitto, Nick. Se si viene a sapere che ero da lui, mi buttano fuori dall'equipaggio. Ah. Perché ci sei andato? Nick, a volte riesci a essere incredibilmente ottuso. È vero? Sì, proprio ottuso. Speriamo che non abbia detto niente. Non dire niente. Oh, merda! Che c'è? Credo che abbia detto qualcosa. Venga con me, signore. Secondo quanto afferma il signor Garrett Ryecroft di Christchurch, lei avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento e lo avrebbe aggredito senza alcun motivo apparente. Senza alcun motivo apparente? Il signor Ryecroft era solo? Allora era solo, signor D'Angelo? Risponda, era solo o no nel suo appartamento? Era solo. E lei lo ha aggredito senza alcuna provocazione? Sì, signore. Credevo che lei stesse facendo dei progetti, signor D'Angelo. Cose di questo genere non devono assolutamente accadere. Che questo richiamo le serva da ammonimento. Se succede un altro solo incidente, lei sarà mandato via. Può accomodarsi, signor D'Angelo. Dovresti esercitarti meglio con il rovescio. E così ha avuto solo un ammonimento. Temo di sì. Mi sembra inevitabile che il nostro amico americano si meriti qualche altro fastidio. Hai già qualcosa in mente? Sì, un'idea ce l'ho. Contessa di Rodingham, mercoledì 3 dicembre, cena e danze scozzesi, ha richiesto il costume tradizionale. Che significa? Che sei vicino al traguardo. Sabato sera sei gentilmente invitato alla festa di Lady Vittoria. Visto? Ci sei riuscito. Ce l'ho fatta. Già. Aspetta, il giorno dopo, se non sbaglio, hai una gara. Non c'è problema. Dice di mettersi il costume tradizionale. Sta tranquillo, quello te lo trovo io. Sto arrivando. Sì, un momento, prego.
Sì? Sono invitato alla festa. E perché, mi scusi, viene alla festa vestito in quella maniera? Molto bene. Accidenti, che salone, a che serve? È la sala giochi dei cani. Beati loro. Mi segua, prego. In questa stanza si potrebbero fare addirittura i playoff. I playoff? No, niente, era una battuta. Per principio detesto le battute. Mi segua. Lo stesso rimprovero che la monarchia non fa niente politicamente si traduce in un grande vantaggio, a mio modo di vedere, cioè noi non vogliamo che faccia qualcosa politicamente. Continui a seguirmi. Sì, Robert? Il signor Nicholas D'Angelo. Scusatemi. Ciao. Mi dispiace, qualcuno deve averti fatto uno scherzo. Sì, l'ho notato. Sta giù. Non te ne andare. Dove vuoi che vada? In camera mia. Buono, Wells. Giù, stai giù. Vieni. Sì, scusatemi. Posso? Toglietemi di mezzo, sciò! Sta tranquillo, non ti preoccupare, fa finta di niente. Vieni qui. Victoria? Oh, sì, che c'è? Posso esserti utile? Sei molto gentile, ma non ce n'è bisogno. Davvero, ho solo mal di testa, sono depressa e sono un po' stanca. Quindi voglio andare a dormire, ho bisogno di riposare. Buonanotte. Hai ragione, è un'ottima idea. Una bella nottata di sonno e ti sentirai molto meglio. Ne sono assolutamente convinta. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Aspetta, vieni qui. Vuoi farmi un favore? Ho sempre desiderato una cosa. No. Aspetta. Lascia fare a me, eh? Ecco. Attenzione. Ecco, proviamo. Va bene. Questa è la mia stanza. È splendida. Un vero scozzese non porta niente sotto il kilt. Oh, mi dispiace. Che figura. Non lo so, mi sento un po' nervoso. Mi sembra come se fosse la prima volta, penso. Ma è la prima volta. Vieni qui. Prima questa. Tu pensa alle fibbie, io... Sì. E poi questa. Ecco, ci siamo. Ora tocca a me.
Siamo pronti, signore. Possiamo aspettarlo altri 5 minuti. Ma dove siamo? Che fine ha fatto? Bestia grossa. Preparatevi per la gara. Se Nick non si presenta entro 5 minuti, dovremo rinunciare. Notizie? Nessuna. Hai sbagliato, Nick. Ma dov'eri? Andiamo, Jordi, lo sai benissimo dov'ero. Se uno prende un impegno deve mantenerlo. Ah, sì, certo, avrei dovuto lasciare Lady Victoria per una stupida gara di canottaggio. Non è questo il punto. Quelle persone contavano su di te. Ok, va bene, ho sbagliato. È troppo tardi, non avrai una seconda chance, ricordi? Secondo me ti preoccupi un po' troppo, sai. Domani parlerò con loro e sistemerò tutto, vedrai. Che diavolo succede? Non avrai una seconda chance. Non avrai una seconda chance. Ehi, che volete? Te. Ma perché? Abbiamo perso la gara. No, 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 aspettate, fermi. No, ma che volete? Lasciatemi stare. Che volete farmi? No, mettetemi giù. Mettetemi giù. Basta, mettetemi giù, lasciatemi. Signor Di Angelo, da questo momento lei non fa più parte delle giacche blu dell'Oil. No! Ho colto il vostro messaggio ieri sera. Mi dispiace di avervi fatto perdere la gara, ho sbagliato. Ha fatto una cosa molto grave. Gliel'avevo detto all'inizio. Non avrà una seconda chance. Ehi, aspettate un... Senti, Ian, io ti assicuro che... Sì, è vero, è un comportamento patologico. Lionel e il suo telefono. Beh, intanto c'è riuscito, no? Finalmente faremo questa gara. Dobbiamo ringraziare la sua tenacia. È stato veramente eccezionale. Già, era ora che facesse qualcosa di utile. Ah, ciao. Sei stata gentile a passare. Ci sono novità? Non lo sai? Harvard ha accettato. La gara si farà. Qualche problema? Hai sentito che è successo a Nick? Sì, lo so. Ma la cosa non mi sorprende. Ha disertato la loro gara. Cosa ce ne importa, Nora? Bell'egoista. Perché all'improvviso ti interessa quello stronzetto? Gareth, non parlare così davanti a lei. Perché non le chiedi dove è stata in questi ultimi giorni? Perché non sono affari miei. Oh, andiamo. E non sono nemmeno affari tuoi. Non essere così idiota. Esci di qui, verme. Stai commettendo un errore. Esci di qui, ho detto. Buona fortuna con Harvard. Che cos'hai, Vicky? È stata una notte meravigliosa. Puoi dirlo forte? No, ascolta. Io e Colin abbiamo parlato per la prima volta dopo tanto tempo. Abbiamo chiarito molte cose. Intendiamo sposarci.
Perfetto, a che ora mi devo presentare? Ti prego. Non ne parliamo, ok? Voglio godermi la giornata. Visto chi c'è. Non si arrende, eh? Posso andarmene senza dire niente. Non possiamo almeno restare amici. Non sei mai stata un'amica. Tu eri il mio sogno. Non ci posso credere. Come fa ad avere tanta faccia tosta? Dove vai? Bastardo che non sei altro. Non mi sei piaciuto quando sei venuto qui e non mi piace ancora. Perché non ti togli dai piedi? Hai sbagliato tutto, quindi è meglio che te ne vai. Non voltarmi le spalle, capito? Lionel, che aspetti? Vieni qui! Lionel! Ce l'hanno con lei, milord. Tutto bene. Con Oxford ha chiuso. Stavolta ho un testimone, non è vero? Certo. Mi hanno cacciato via. Quando potrò rivederti? Quando verrai a Las Vegas. Cammina verso ovest lungo lo stretto. Sono quello che parcheggia le macchine all'hotel Dune. Ok, d'accordo. Quando torno, verrò a trovarti. Verrò subito dopo la nona settimana. No, meglio di no. Non voglio vedere più nessuno di qui. Smettila. Senti, qui ho avuto la mia occasione. Sono entrato nel gioco, ho scommesso la mia posta e ho perso. Non devi dire queste cose, Nick. Ron, dimenticami. Ciao. Che vuoi? Ho un po' da fare. Hai presente quella rivincita contro Harvard? Che aspettate da 25 anni? Sì. Beh, la gara è domani. E il mio compagno, purtroppo, è impossibilitato. Ci serve un buon vogatore, il migliore di Oxford. Ci servi tu. Grazie, ma non sono più a Oxford. Il decano mi ha cacciato via.
Sì, lo so. Ma ho chiesto il permesso di farti gareggiare con me. Potresti rimandare la partenza di 24 ore? Capisco. Oxford ha l'occasione di riscattare la sconfitta e tu di vendicare il tuo caro genitore, vero? Ok, io che ci guadagno invece? Scusa, ma devi sempre guadagnarci qualcosa. E come? Ricordi quando ti dissi se avrò bisogno del tuo aiuto te lo chiederò? Beh, te lo sto chiedendo. Chiedilo a qualcun altro. Buon pomeriggio. Come hai potuto dire di no? Ma che diavolo ti è preso? Non mi è preso un bel niente. Perché dovrei aiutare quello... Ascolta, dimentica Victoria. Senti, dimentica tutto quanto. Accetta quella proposta. Perché? Perché questo posto per te è più importante di quanto tu creda. Perché ci hai passato una parte della tua vita. Non riesci per una volta a offrire la tua disponibilità a qualcuno che non sia te stesso? È ora che tu cresca. Vuoi che gareggi per una scuola che mi ha appena cacciato via? Vuoi che dia una mano a Colin? E ora vieni a dirmi di crescere. Non sono più nell'equipaggio. Sta fuori dalla mia vita. Invece quando... Piacere. Piacere. Salve. Salve. Piacere. Salve. Siete salve, pronti salve a gareggiare? Ciao. Sì, piacere. Signore. Preparatevi a partire fra 15 minuti. Sì, fumo troppo, lo so. Promette di smettere? Smetterò. Adesso. Ho sentito che quel maledetto americano vuole gareggiare. Ha accettato, ha deciso di gareggiare. Nick ha accettato, sarà il compagno di Colin. Siete pronti? Sì. Sì, signore, iniziamo. Ah,
Allinearsi! Attenti, pronti? Via! Porta a sinistra! Ancora a sinistra! Forza Ariel! Oh no! Si è sganciato un re. Non ci voleva. Sono in difficoltà. No! Dai, sbrigati, Nick! Sei riuscito? Sì, è a posto. Ce la faranno. Vai, Colin, possiamo andare, vai! Ok, più forte! Sinistra, sinistra! Muovetevi, muovetevi! Dobbiamo superarli, Nick! Nei 42 anni che ho passato a Oxford, non ho mai visto la stanza dei reni così pulita e ordinata. Ho speso fino all'ultimo centesimo per farla pulire. Voglio fare impressione sull'equipaggio, forse potrebbero riprendermi. Signor D'Angelo, lei sa perché l'ho riammessa? Perché abbiamo vendicato una sconfitta di 25 anni fa. Perché oggi lei ha dimostrato di essere all'occorrenza altruista, perché oggi si è meritato una seconda chance, e perché Oxford ha vendicato una sconfitta di 25 anni fa, è vero. Si rende conto di essere ancora in prova? Quindi un solo sbaglio? Ma per adesso non pensiamo agli sbagli, Anzi, dimentichiamoli.
Mi scusi, signore. 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 Scusi, signore. Mi scusi, signore. Mi scusi, signore. Mi scusi. Ragazzi, questa stanza è proprio una vergogna. Non ti pare, Rona? È vero, troppa confusione. Quale confusione? Questa, ad esempio. E quest'altra. E quest'altra. Che diavolo fate? Siete impazziti? No, anzi, così va molto meglio. Cioè no, manca ancora un dettaglio. Go, 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 ci abbiamo pensato.